Buonasera, ringraziamo ovviamente Salvatore Diana per essere qui e per assistere al nostro allenamento. Come potete vedere, questo è l'ennesimo allenamento che facciamo nell'ultimo mese. Siamo partiti da giugno e il nostro progetto si basa sulla rinascita della Juniores Calcio a 11 a Rogliano, un progetto che ormai mancava da troppo tempo e che con mio padre e con Simone Perfetti abbiamo deciso di far ripartire. Siamo partiti, diciamo, con l'intento di integrare inizialmente i ragazzi della zona, quindi tra Rogliano e ovviamente la Valle del Savuto. Hanno risposto con molte presenze agli allenamenti. Abbiamo avuto circa una media di 18-20 persone ad allenamento. Adesso abbiamo stabilito un gruppo solido di ragazzi e l'iscrizione è molto molto probabile. Ieri c'è stata la partita contro i ragazzi, una partita amichevole contro i ragazzi della Calabrisella e abbiamo deciso di integrare anche molti di loro perché ci sono con l'età, ovviamente sono tra 98 e 99 quelli che siamo riusciti a prendere. Quindi punteremo a fare una squadra molto competitiva e soprattutto dove integreremo molti di loro, perché anche a noi interessa molto l'integrazione di questi ragazzi. Punteremo a fare un campionato molto competitivo, ovviamente siamo una squadra nascitura. Non abbiamo ancora una società sopra di noi, non abbiamo ancora deciso. Abbiamo ovviamente avviato dei colloqui al riguardo. Avrete degli aggiornamenti nei prossimi giorni, decideremo su con quale marchio giocare e dopodiché ci avvieremo. Questo è uno degli ultimi allenamenti che facciamo qui a Rogliano. Dopo partiremo con la preparazione agli inizi di settembre. Il campionato comincerà ad ottobre. Ringraziamo ovviamente il Comune per averci dato la possibilità di allenarci qui al campo e aspettiamo ovviamente la fine, diciamo, dei lavori e ovviamente punteremo a giocare sia le partite ufficiali qui sia ad allenarci regolarmente perché il nostro intento sì è fare la Juniors con i ragazzi ma anche ad avere la Juniors che giochi qui perché qui l'importante è avere il tifo, avere la gente che ci spinge perché è molto importante avere, diciamo, la Juniors che giochi qui a Rogliano. Ormai è diventato una questione vitale, quindi aspettiamo ovviamente altri ragazzi, possono aggregarsi tranquillamente, ragazzi nati tra il 98 e il 2002, quindi che abbiano compiuto il 15° anno di età. Vi aspettiamo, se volete siamo qui, potete contattarci e potete visitare anche la nostra pagina Facebook che è stata creata da pochi giorni, Juniores Città di Rogliano e ringrazio ancora Salvatore Diana. Ma
Ma non è qua. Tu vai là. Central Defense. Con noi. Ehi, io su! Ma vedete che...